Buonasera a tutti i lettori di Arezzo Notizie. Questa sera finalmente un vero ospite d'eccezione. Ilaria purtroppo ha dato forfè, la salutiamo e iniziamo subito con le presentazioni, ormai abbastanza noto, l'assessore Francesco Romizzi. Che è venuto per mangiare. Che è venuto per mangiare, è in crisi nera perché ha paura, si trova meglio a parlare di cose serie che a cucinare, così ci ha detto. Però no, secondo me te la caverai, lo metteremo alla prova con una ricetta, anche questa classica della nostra cucina, che sono i crostini neri. Crostini col fegatino di pollo, ci sei, te la senti? Ci sono. Non ti imbarazzi. Sono un po' perplesso sulle possibili ricette, perché ogni nonna c'ha la sua. Ogni nonna c'ha la sua e questa è della mia nonna, giustamente, quindi... No, è vero, ogni nonna c'ha la sua, ogni vallata c'ha la sua, però insomma gli ingredienti di base sono sempre quelli e non ci si sbaglia. Quindi fegatini di pollo, ovviamente. E allora, ne abbiamo già puliti, perché ecco, quelli che si comprano al supermercato, ad esempio, hanno anche i cuoricini, quindi vanno puliti da tutto il grassino. Quindi solo fegatelle. Sì, esatto. E si può mettere anche la milza nei risultati. Ci si può mettere anche la milza, però ma non sei un esperto. Allora, io qui non ho senso di esistere stasera. No, stasera solo fegatini di pollo, quindi è insomma, la ricetta base, diciamo, noi useremo questa qua. Quindi l'ingrediente principe è questo. Poi abbiamo una fettina di carne di vitella, perché appunto la ricetta della mia nonna suggerisce il fatto che per smorzare un pochino il sapore a volte forte del fegatino ci si possa spezzettare sopra un po' di carne nella cottura. Alici, cipolla, capperi. I capperi abbiamo comprati salati, magari si dà una sciacquatina prima perché non siano esageratamente saporiti. E aglio. Il vino, oltre che per fare un brindisi, al quale ti invito nuovamente, anche se ormai sei un pezzo avanti. E il vino poi è quello che utilizzeremo per sfumare la ricetta. Dopo il brindisi si beve, scusa. Mamma mia, ho un giudice severissimo stasera. Ok. Vado? Vai, vai. Mettiamo subito alla prova l'assessore. Sperando che non finisca in tragedia. Tra un evento sportivo e l'altro. Tra un evento sportivo e l'altro. Ma te hai preso poi le cariche che sono state quelle di Marco Donati. Quindi praticamente. E intendi fare la scalata al successo. Sono un po' peggio di Marco che a Roma. Appunto, no, secondo me hai la stessa ambizione. La stessa ambizione. Dai, no, dopo l'assessore. Si va al Parlamento? No. Proviamo a fare bene questo suo intanto. Vabbè, sei proprio un politico. Caro Francesco, sei un politico perfetto. Vedi come cambia argomento. Il sugo verrà benissimo, però insomma anche far bene il proprio lavoro. Ma sei ferratissimo. Ormai sono quanti mesi che sei assessore? Un bambino, sono 9 mesi. Un bambino? Un bambino. Quindi siamo... Verrà subito, citto, oppure... Ma non sono io a valutarlo, anzi dimmi te che ne pensi. Ma che ne penso? Ma non mi interesso di politica, no, dai, personalmente non ti posso dare un giudizio perché ti conosco ormai da diverso tempo anche come se amico. Se no non mi avresti incastrato qui. Non ti avrei incastrato assolutamente a fare questa cosa che so che mi stai odiando proprio tantissimo. Allora intanto ripetiamo la ricetta perché altrimenti divaghiamo. Nel fegatino che abbiamo già messo in padella aggiungiamo mezza cipolla, un po' di salvia, aggiungiamo anche i capperi. Se e te mentre parli vado avanti. Certo, assolutamente. Come così, la parli? No, i capperi ci dicono dopo, quindi scusate. Allora, quindi fegatino, mezza cipolla, salvia. Questo dimostra che a parlare non sono solo i politici, ma no, anche i giornalisti e i politici lavorano. Sono un sacco di acceroni i giornalisti. Poi dicono anche un sacco di cavolate a volte, speriamo di non farlo. Quindi non ti tagliare poi questo piccolino, non ti voglio avere sulla coscienza, che dopo il fanfare mi veramente uccide. Allora, quindi aglio e appunto, come abbiamo detto prima, il pezzettino di carne di vitella da mettere all'interno. Intanto io ti aiuto, dai, mettiamo un goccino d'olio. Bravissimo. Vero, eh? Ti tolgo questo ora. Io sull'olio andrei più spedito. Lo so, però i mezzi tecnici sono quelli che sono, quindi no, goccia, nel senso goccia. Che ne metterei abbastanza. Sì, assolutamente, si fa una ricettina bella strong. Non mettiamo il sale in questa fase, perché siccome gli ingredienti sono tutti molto saporiti, vediamo a fine cottura, poi una speccia ci può bastare, penso. Basta una. Ma sì, non ti facciamo puzzidire le mani più di tanto. Lo puoi lasciare anche intero. Vabbè. Ma ormai che sei diviso. Ormai che ci siamo. Vai. Guarda lì, guarda lì. Ma te non dovevi fare l'assessore, dovevi fare il cuoco. Vabbè, fra 2 anni c'è tempo. Sì. Ti iscrivi, che ti iscrivi? Masterchef, ti garba.
No, comunque semi, io volevo dire una cosa sulla ricetta, perché secondo me il fegato, io non sono un amante del fegato, quindi potremmo smorzarlo con qualcosa, per esempio con un tocco di vin santo alla fine. Sì, si può assolutamente. Che smorza più del vino. Allora, tra l'altro, durante la cottura andrà sfumato il fegato, il fegato, come dici te, ovviamente il sapore è forte, quindi andrà sfumato, però noi in questo caso lo sfumiamo con il vino rosso, perché la ricetta della mia nonna prevede il vino rosso. C'è anche chi usa il vin santo e va benissimo, e lo usa anche alla fine addirittura per andare a bagnare i crostini. Noi abbiamo già tostato un po' di pane, perché ovviamente perché la salsa del crostino senza pane croccante. Lo sai perché si chiamano crostini? No, dimmi. La storia dei crostini? No, sono ignorante. È banale, però bellina, perché vai. Una volta non si mangiava come adesso con i piatti, sì, in tavola, si mangiava in tavola con un pentolone in mezzo al quale tutti attingevano, mm-hmm, no? Il pane, solitamente duro per evidenti motivi, perché veniva fatto una volta alla settimana, diventava l'attuale piatto, quindi prendevi la roba dal pentolone e l'appoggiavi sulla fetta di pane. Il pane si ammorbidiva e diventava da lì che nasce la storia del crostino. L'ho studiato oggi pomeriggio. Sei preparato, è preparato più di me, questa cosa è meravigliosa. Quindi grazie per questa perla di saggezza. Noi mettiamo a cuocere i fegatini e ci vediamo tra un po' in cottura. Ok, ora che il fegatino è arrivato a cottura, nel senso che si è ovviamente cotto, ha smesso di fare un po' quel rossiccio che non va proprio bene, e si è rappreso tutto il sughino, lo sfumiamo con il vino rosso, quindi abbiamo detto. Ti alzo un po' la fiamma. Avrei preferito il vin santo, però. Madonna, cioè, te, veramente, portalo da casa, guarda che casino. Dai. Cioè, veramente fai un casino. No, bravissimo, bravissimo. Non inimitiamoci l'assessore, non sia mai. Ma poi vada lì. Si alza. Sì, sì. Fallo un po' evaporare, perché sennò fa di vino e basta, è vero che può anche andare bene. Insomma, però, dimmi. No. Critica, c'è il secondo passaggio che è fondamentale. Cioè? Va reso come lo troviamo nei crostini. Eh beh, certo, non lo possiamo tenere. No, diciamo che c'è un attrezzo apposta. Sì, assolutamente. C'è un attrezzo appostissimo. Nel senso che una volta che il vino è evaporato, che si è rappreso, metteremo tutto a tritare insieme ai capperi e alle acciughe per fare la cremina del crostino nero. E una volta che l'avremo fatta, se sarà densa, diciamo, nel modo giusto, possiamo anche metterlo nel pane e mangiarlo così com'è. Altrimenti usiamo il brodo, un goccino di brodo per scioglierla un po', farla più liquida. Ma parla agli spettatori, non a me, io lo so benissimo. Ma che scherzi, vedo che sei proprio. Hai un'agilità in questa cucina che è impressionante. Senti caro, ma a proposito di agilità, era più agile per te lavorare all'arcio? Molto più agile. Sì, davvero? Nonostante poi problemi economici, casini. Sì, nonostante i problemi, devo dire che però lavoravo nettamente meno di quanto lavoro ora. Vabbè, se d'altra parte, se ti piace il collo. Vabbè, lavoravi meno, però a livello di soddisfazione tua personale e come forse sempre arci, non lo vuoi dire, ma lo dirò io per te. Andiamo avanti con la cottura, sennò tu fanfa. Ma troppo alto. Ah, basta. Ma poi, come hai detto te, mi fanfa è esperto di cucina, no? Quindi, lo so, l'abbiamo già di roba tradizionale, di detto roba e pubblicizzato. Di una volta, diciamo. L'hai letto il libro? Devo dire di sì? No, come ti pare? No, non l'ho letto. Grande, ciao Beppe. Non l'hai letto. Però se tu l'avessi letto. No, ho assistito alla presentazione, quindi hai fatto il tuo, dai, sei di rappresentanza. No, non sono di rappresentanza, sono andato, l'ho comprato. Ti tagli in assi. Però, come tagli in assi? Ne ho tagliati due soli in 9 mesi, mi sembra che ne ho tagliati veramente poco. Allora, in 2 macchine tagliavi più. Assolutamente. Che fai? Che fai? Qual è un aspetto che ti piace particolarmente dell'essere assessore in questo momento? Devo dire una cosa seria o una cosa divertente? Quella che ti pare, tutte e due anche. No, la cosa seria è che
boh, credo di star provando a fare qualcosa per la città, provando a riuscire, poi saranno gli altri a dirlo. Una cosa meno seria e più divertente, quello di aver portato, credo, uno sprizzo di gioventù in quel palazzo, no? Madonna, sì, assolutamente. Sei giovane e hai tante. Hai tante, insomma. Potrebbe essere equivocato, detto. No, ma che ci mancherebbe, ormai noi siamo miei fratelli. Bene, la cottura qui direi che è ultimata. Facciamo riprendere l'ultimissima parte di vinellino che è rimasta in fondo. Ma fammi fare un po' me, scusa. Vai, no, sicuro. C'è il vino ovunque, grazie a te. Meglio che se no ne bevi troppo. Ne bevo troppo, spargiamolo nelle pareti che mi sembra la cosa migliore. Eh sì, è caldo. Voilà. È il vino, ragazzi. Questo è non ti ho chiacchierato. Si mette tutto dentro. Si mette tutto dentro, a fine cottura abbiamo aggiunto capperi e acciughe. Come ho fatto prima, col esatto. Vino, no, se vuoi pulisci. Centrare il buco, diciamo. Olio di gomito, se vuoi pulisci, se non c'entri il buco però, sono problemi tuoi, volendo. Allora, metti tutta la roba dentro al trita, tutto magico. Magico. Dai, ce la facciamo. C'è un profumino di acciughe, di tutto, che è una meraviglia. Ma infatti sì, perché sto si scalda, pensando no? al dopo, al fatto che mangeremo tutti insieme. Sì, ma te non mangerai altro, mangerai solo quello che hai creato, quindi fa che sia buono. Non dovevi dire, andavo a comprare qualcosa. Allora, si chiude. Si mette questo. Vai, inserisci. Basta che premi. Vada lì. Bramaggio. Pasta. Secondo me l'abbiamo triturato un po' troppo. Vabbè, ora ci mettiamo il brodo. È un po' troppo, vedi? Un po' troppo triturato, vabbè. Non triturare. Un po' come la ricetta, anche questo dipende dall'aggeggio. Sì, dipende dall'aggeggio, ma... Cioè, di solito vengono così belli densi. Mi raccomando, non lasciare niente da... No, io infatti ho già leccato una parte. Allora, abbiamo il brodino, come abbiamo detto, se vengono un po' troppo densi, come in questo caso, lo aggiungiamo. E piano piano. Accendiamo il fuoco. Accendiamo il fuoco. Ma che faccia io? Vai. Vai. Allora, se vengono troppo densi, come in questo caso, abbiamo detto, aggiungiamo il brodo che abbiamo fatto in precedenza. Anche con un umile dado, insomma, non abbiamo troppe pretese, in modo che venga più morbido. Quindi ora io lo assaggerei su consiglio del pubblico. Su consiglio del pubblico, ma perché sei goloso o perché ti vuoi accertare che la ricetta sia ben riuscita? Per entrambe le cose. Guarda, se vuoi un cucchiaino ti do anche il mestolillo. Ah, sai tutto? Ecco il cucchiaino. Lo assaggiamo? Assaggiamolo. Ti imbocco, va? Oh, assaggialo prima. Ora mi ustioni. Buono. Manca un po' di sale? No. Niente? No, perché come abbiamo detto, siccome gli ingredienti sono veramente tanto saporiti, non mettete il sale fino all'ultimo, al limite lo aggiungete a fine cottura, perché altrimenti rischiate davvero di salarlo troppo. Secondo me è giusto. Benissimo, ma vedi? Insisto nel dire, sì? Datemi retta, il vinsanto. Vinzi, io non ti invito più, mannaggia, perché io lo so, sicuramente, nel libro di Giuseppe Fanfani, onoratissimo, no, sindaco. Nelle parole della mia nonna, è diverso. Ma non lo so, andremo a verificare, comunque è buonissimo anche col vino rosso, quindi ci piace in questo modo, a me mi piace in questo modo e sono soddisfatta. Va bene, assessore, salutiamo tutti i lettori, gli amici delle notizie, rimarrà la cena. Quando volete. Sì, quando volete. Prepariamo. Cosa? Il sugo? Te sai fare il sugo benissimo. Sugo di carne, quello, il classico. Il classico sugo di carne della nonna dell'assessore Romizzi, una specialità la prossima volta. Grazie.